una delle love story più struggenti della 12ª stagione del Segreto, che andrà a caratterizzare soprattutto le puntate che andranno in onda nel mese di maggio 2020, sarà quella tra Pablo e Carolina, terzogenita di Ignacio Sorozabal. Il ragazzo partirà per il servizio militare, ma a causa dei maltrattamenti che subirà in caserma diventerà disertore. Vedremo che si presenterà al cospetto della sua amata per poi trovare un nascondiglio nel bosco. A causa di una brutta febbre, la giovane però non vedrà altra scelta se non quella di portarlo all'insaputa di tutti avvertimento dalla figlia Manuela. Costei gli consiglierà non tanto di preoccuparsi per l'incontro con la signora, quanto per ciò che sta combinando Carolina, sua terzogenita. L'uomo, scosso, vorrà saperne di più, quando a un tratto la ragazzina entrerà nella stanza, riuscendo a portare il papà su altri argomenti e lanciando un'occhiata di disgusto a Manuela. Carolina poi si assenterà e porterà del cibo a Pablo. Il ragazzo però, sempre più debole, affermerà di non riuscire a reggere la situazione e di essere certo che ci rimetterà le penne. Se verrà acciuffato dalla guardia civile, per lui sarà la fine. E anche per lei, visto che è diventata sua complice. Carolina però lo spronerà a non mollare, affermerà con certezza di poter contare sull'aiuto del padre. Non li lascerà soli in un momento così delicato. Dopo alcuni giorni l'ex soldato ci apparirà sempre più debilitato. Carolina deciderà di farlo visitare da un dottore, ma lui si rifiuterà categoricamente. La ragazza così raggiungerà Encarnacion, collaboratrice del signor Sorozabal, la quale le darà alcune dritte per curare l'influenza. La donna però non immaginerà minimamente il destinatario delle cure mediche. Carolina poi deciderà di assistere Pablo tutta la notte, affermando di volersi assumere questo grande rischio perché lo ama. Lui la obbligherà a ritornare a casa, ma la ragazza non ne vorrà proprio sapere. Manuela nel frattempo si accorgerà dell'assenza della ragazzina e lo nasconderà ad Ignacio, quando chiederà di lei. Il capitano Huertas poi domanderà al Sorozabal notizie di Pablo dalla caserma e lui affermerà di aver ricevuto una lettera poche settimane prima. Tutto sta procedendo regolarmente. Carolina nel frattempo, ritornata a casa, attenderà il momento propizio per uscire di nuovo, ma verrà beccata da Encarnacion, passata da quelle parti, la quale, vedendola stranamente con un vero e proprio arsenale di cibo e medicine, pretenderà di saperne di più. Il capitano Huertas sulle tracce di Pablo. Le anticipazioni giunte a tal punto annunciano che, con una scusa, Carolina riuscirà a divincolarsi e, giunta presso il nascondiglio di Pablo, troverà quest'ultimo in fin di vita. Distrutta, sceglierà di portarlo via di lì, costi quel che costi. La ragazzina così riuscirà a portare il ragazzo a casa e a nasconderlo in soffitta. Encarnacion si accorgerà di tutto e resterà scioccata da ciò che vedrà. Carolina, piangendo, le chiederà massima discrezione, promettendole che le racconterà tutto. Le dirà tutta la verità, ma ha solo bisogno di tempo. L'anziana signora però insisterà e Carolina, tra le lacrime, affermerà che Pablo è diventato un disertore. E se ha abbandonato la carriera militare, lo ha fatto solo per lei. Carolina dunque continuerà a prendersi cura di Pablo. La febbre però non si abbasserà e lei temerà il peggio. Manuela, intanto incuriosita e insospettita dal comportamento della consanguina, vorrà sapere di più, ma Carolina riuscirà anche questa volta a sedare i suoi dubbi e le sue domande inquisitorie. Manuela e Encarnacion, il giorno seguente, affermeranno di essere molto preoccupate. Marta, a breve, vedrà il ragazzo che ama, Adolfo, unirsi con Rosa. Quanto a Carolina, invece, è chiaro che stia nascondendo a tutti un grosso segreto. Pablo, nel frattempo, sembrerà migliorare e, nonostante la sua debolezza, progetterà, insieme alla sua amata, di fuggire con lei. Non possono aspettare altro tempo. I due innamorati, come non mai, immagineranno la vita che li attende fuori di lì. Manuela, una mattina, deciderà di seguire la sorella e resterà scioccata quando la vedrà in soffitta, intenta a baciare Pablo. Il ragazzo spiegherà alla donna che rischio che ha corso in caserma, nonché la sua decisione di disertare.
le chiederà massimo silenzio e spiegherà il motivo che corre in caso di arresto. Aggiungerà che gli storie. Sappiamo che Onesimo, dato per morto dopo ben 4 anni di assenza dal paese, ritornerà. E rumoreggia che sarà implicato presto in una vicenda nuova di zecca. Nel frattempo Thomas si sentirà sempre più legato a Marcella e sarà restio a rinunciare a lei e potrebbe sfruttare il crudele piano di sua madre. Condizioni di salute. Stando alle informazioni in nostro possesso, ad Onesimo, agli sgoccioli della 11ª serie, verrà avanzata un'interessante proposta lavorativa. Il personaggio in combutta con se stesso non saprà davvero che cosa fare del proprio futuro, anche perché, come già stiamo vedendo su Canale 5, pare essersi innamorato della dolce Brunilda. Inoltre il Miranar sarà molto preoccupato per la situazione critica di Puente Viejo, dato che il sottosegretario Morales, in accordo con Fernando Mesía, vorrà cancellarlo dalle cartine geografiche. Le anticipazioni indicano che il giovane all'inizio non vorrà affatto spostarsi. Poi però una chiamata dalla Germania con tanto di offerta di lavoro lo porterà a cambiare idea piuttosto velocemente. Con il salto temporale che darà il via ad una nuova appassionante annata, Onesimo si presenterà all'improvviso presso la bottega di Dolores. Racconterà alla zia e a Tiburcio l'esperienza fatta lontano dalla Spagna. Piangendo la Miranar lo accoglierà a braccia aperte e lui, commosso, dirà che nei 4 anni in cui lo credevano morto, in quanto non ha mai dato notizie di sé, ha sentito moltissimo la loro mancanza. Bene, in quale vicende sarà coinvolto lo strampalato e impacciato parente di Ippolito? Vedremo, al momento dalla trama di aprile non compare alcunché di interessante. Ritorneremo sicuramente su questo argomento per scoprirne di più. Pare che ci saranno novità sul fronte sentimentale e rumoreggia che sarà presto ingaggiato in una vicenda nuova di zecca. Seguiremo con attenzione il tutto per stupirvi come non mai. Thomas farà uccidere Mathias? E adesso voltiamo pagina e soffermiamoci su una vicenda che per tutta la 12ª stagione ci terrà con il fiato sospeso, quella legata all'amore impossibile tra Marcella e Thomas de los Visos, il figlio della marchesa Isabel, parente di Salvador Castro. Come vi abbiamo più volte specificato, Marcella e Thomas si sono innamorati proprio in concomitanza con la reclusione in carcere di Mathias Castañeda per motivi politici. Quando quest'ultimo ritornerà in libertà, stringerà un'amicizia molto particolare con la rivoluzionaria Alicia e comincerà a trascurare sia la moglie che la locanda per dedicare anima e corpo alla lotta operaia.
La del Molino, con il ritorno del marito, preferirà chiudere la relazione clandestina con il De Los Visos, che frattanto scoprirà che sua madre vuole eliminare Castañeda perché figura fin troppo scomoda. Thomas però non potrà rivelare tale truce verità alla donna di cui è innamorato. Nel frattempo in paese cominceranno a nascere pettegolezzi sulla speciale amicizia tra Alicia e Mattias. La ragazza un giorno si presenterà presso la bottega di Dolores e qui incontrerà la del Molino. Alla Miranar non sfuggirà l'astio tra le due né la rendevolezza di Marcela, che preferirà evitare un confronto aperto. Trascorreranno i giorni e la crisi tra Marcella e Mattias apparirà sempre più evidente anche agli occhi di Raimundo, che inviterà il nipote a non trascurare la famiglia. Lo esorterà a metterla sopra ogni altra cosa. Ma il giovane non si curerà molto dei suoi consigli e infatti si presenterà ad Alicia, che lo incaricherà di trasferire armi alla Puebla per un'azione rivoluzionaria che verrà effettuata da una cellula locale. Lui però sembrerà avere la testa altrove e racconterà alla donna di voler lasciar perdere, di voler mettere al primo posto gli interessi di sua moglie e di Camelia. Alicia però le ricorderà che da lui, essendo un uomo sposato, non si aspetta nulla, ma aggiungerà di volersi solo godere la sua compagnia. Mattias così vivrà un nuovo momento di trasporto con la ragazza, che lo porterà a fare tardi alla locanda. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.